Devozione, spiritualità e fede. Come nel caso di Fatima in Portogallo, dove tra il maggio e l'ottobre del 1917 la Madonna comparve a tre ragazzini, Lucia dos Santos e i suoi cugini, Santa Giacinta Marto e San Francisco. Da tutto il mondo arrivano devoti che si uniscono nelle suggestive processioni illuminate dalla luce delle candele, rito che ha la sua maggiore affluenza il 13 maggio e il 13 ottobre di ogni anno. A Međugorje in Bosnia, sulla collina delle apparizioni, alle 16:30 del 24 giugno 1981, Mirjana e Ivanka, due adolescenti, videro su una nube la figura luminosa della Madonna. Dopo lo spavento tornarono su quella collina con altri quattro amici, i veggenti di Međugorje, ai quali la Vergine avrebbe rivelato e continuerebbe a rivelare ogni mese dei segreti sul mondo. Un polo della cristianità è anche Lourdes, nel sud-ovest della Francia, dove la Madre di Dio tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858 apparì per 18 volte a Bernadette Soubirous, all'epoca giovane contadina e oggi santa. La Madonna avrebbe detto alla giovane di abbeverarsi con l'acqua della grotta, motivo per il quale oggi la fonte di Lourdes è ritenuta come miracolosa, tanto che dopo i severissimi controlli della Chiesa con medici e scienziati, nel tempo sarebbero addirittura 70 i casi di guarigione inspiegabile e quindi miracolosi. In Italia ogni anno arrivano circa 5 milioni e mezzo di fedeli di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, vicino Foggia, per un pellegrinaggio di 3 o 4 giorni nel luogo di opere e vita che conserva le reliquie del frate cappuccino di Pietralcina, beatificato nel 1999 e proclamato santo nel 2002 per le sue capacità taumaturgiche e per le stigmate della Passione di Cristo comparse sulle sue mani il 20 settembre 1918 e rimaste aperte e sanguinanti per 50 anni. Allora, in questo caso siamo di fronte a esperienze trascendentali, no? Che richiamano milioni di persone da tutto il mondo. Ma cosa rappresentano i pellegrinaggi che abbiamo sentito nel servizio? Perché le persone sono così legate alle vite anche dei santi? Forse perché un po' vorrebbero essere anche loro, come quei santi? Ma forse anche questo, ma no. Forse ancora no, di più. No, dice lui. Forse ancora di più no. Perché serve un mediatore. No, perché certo. No sulla vita perché dei santi? I santi sono persone come noi. Mediatore. È l'esatto essere contrario. Cioè, se è una persona a me vicina e se questa persona ha avuto un'esperienza posso di sacro, anch'io. Posso farla anch'io senza entrare in dinamiche soprannaturali. Ah, no, cioè, il santo mi rende vicino ciò che il è divino. Il tuo santo preferito? San Francesco. San Francesco. Greta Mauro? Sai, San Francesco. San non Francesco. Voglio copiare, però. No, vabbè, però hai copiato bene, cioè è facile copiato. Sono ecco. Ispirata bene. Alessia Merz? No, un santo ben preciso. Anche però Santa capisco Teresa. Questi pellegrinaggi, perché secondo me invece è più un appartenere, un ritrovarsi quello, con qualcuno che è come te. E va, e comunque è un percorso dove tu rivedi te stesso e ti puoi solo arricchire. Sicuramente arrivi e nessuno ti potrà fare un danno. Allora, intanto Fabrizio D'Alessio mi ha detto che sono arrivati tantissimi messaggi anche di persone che dicevano ma parlate dei posti sì, sacri, perché sono l'abbiamo andati, fatto giustamente non a caso. Sono andati a Međugorje, Fatima Lourdes, dice quelli sono dei posti riconosciuti, tanti pellegrini hanno detto quelli vanno riconosciuti però. Cioè, parliamo qualcuno anche ti ha parlato di della sono... Madonna di Civitavecchia? Al momento no. Fuori dal raccordo non siamo andati, no. No. Fuori dal raccordo siamo andati, Fatima, Međugorje. No, dico in prossimità, abbiamo fatto fuori viaggi lunghi. Allora, la Madonna di Civitavecchia, no? Che c'è questa Madonnina, siamo andati lì in questa chiesa, molto modesta, quindi parliamo di un santuario, insomma. Andiamo lì e vedete che c'è questa Madonnina dove ti racconta tutto quello che è successo. Ecco, qual è la posizione della Chiesa? Allora, la posizione della Chiesa è questa. Tu che sei tutto, David Murgia. È attendista, nel senso che ci sono state una commissione diocesana che poi ha rinviato ad una commissione vaticana che non si è espressa, ecco perché siamo in una fase attendista, per cui ma da sacco di tempo è successo, perché non si è espressa? Perché la Chiesa, guarda Međugorje, sono 43 anni e ancora non ha detto nulla di ufficiale, quindi diciamo i tempi sono quelli. Però diciamo che abbiamo però un santuario dove è custodita la Madonnina, quindi abbiamo un'ufficialità del culto, non del fenomeno, è sempre questo il problema. La devozione alla Madonna va benissimo in qualsiasi forma, purché sì. Ovviamente rispetti quelle indicate dalla Chiesa, ma il fenomeno, le lacrimazioni, il sangue, eccetera, non è stato riconosciuto. È stato riconosciuto il culto alla Madonna. Va bene, attenderemo questi altri aggiornamenti.